Pop Economia. Radio Libertà, dopo la splendida canzone di Edoardo Bennato, diamo subito la linea ad Alessandra Mori e i suoi numerosi ospiti. Bentrovata Alessandra. Grazie caro Capitan Carnelli. Martedì 17 ottobre, e lo hai detto tu, la splendida canzone di Edoardo Bennato, che è anche una profonda riflessione a cosa serve la guerra, che ci porta dritti dritti alla seconda parte della nostra puntata di oggi. Nostro ospite per fare il punto su questa altra tragedia, l'ambasciatore Stefano Stefanini, ex rappresentante d'Italia presso la NATO, un'esperta dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Anna Bagaini. Ma prima di tutto cominciamo con la prima parte, quella che fa proprio la differenza della nostra trasmissione, la pop economia. E meno male che c'è la pop economia. Oggi qualche notizia, ma molto di più di qualche notizia, perché oggi è giorno di manovra, via libera in CDM, taglio al canone RAI e risorse per il ponte. Ne parliamo subito con il professor Marcello Gualtieri, il nostro punto per l'economia imprescindibile. Professore, ben ritrovato. Ovviamente non la sentiamo, cominciamo in sordina. Professore, l'audio. Buonasera Alessandra, buonasera a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Ripetita Juventus sempre. E ancora con il nostro presidente del Codacons, ben ritrovato, all'avvocato Gianluca Di Ascenzo, perché c'è il canone RAI, che è una battaglia del Codacons. Come sta, presidente? Ci ha trascurato per un po'. Non è colpa mia, lo sai che è sempre un piacere intervenire ai vostri microfoni. Ed ecco. Grazie per l'invito. E poi finalmente una lady, una nostra esperta di geopolitica che va fortissima sulla nostra The Economy TV, è Graziella Giangiulio di ACG News. Ecco Graziella, ben ritrovata. Grazie dell'invito, buonasera a chi ci ascolta da casa. E allora, anche qui c'è qualche rumore di fondo. Graziella, mettiamo un po' a posto perché sento di rumori non belli. Quindi dicevamo, la manovra con tante novità, una manovra da 28 miliardi, ne parliamo diffusamente con il professor Gualtieri, ma ci sono anche altre notizie, perché l'Istat ci dice che in fondo non andiamo proprio male, vero professore? Un'inflazione al 5,3 a settembre, insomma, la teniamo, non la teniamo, adesso vediamo. E poi una notizia su tutte che mi piace moltissimo, perché lei lo saprà professore, che l'economia è donna, perché il premio Nobel all'economia è andato ad una signora, la professoressa Claudia Goldin. Noi ne parleremo su The Economy TV, lei adesso ci darà un piccolo ritratto di chi è Claudia Goldin, perché professore, so che lei ci è rimasto male perché era candidato al Nobel per l'economia, ma sarà per la prossima tornata, Quindi grazie Alessandra, sei molto carina. Sì, lei conosce Nobel per l'economia, andando ad una donna, la terza volta nella storia dei Nobel dell'economia, una professoressa, la prima professoressa di economia della facoltà di Economics a Harvard, che è una vera fucina di premi Nobel per l'economia. La Goldin è stata premiata per i suoi studi, che attraversano trasversalmente la scienza economica, la sociologia e la demografia, studi che hanno riguardato la partecipazione delle donne al mercato del lavoro negli ultimi 200 anni. Quindi questo studio della Goldin ha dimostrato come si è evoluto il famoso gender gap tra uomo e donna nel corso degli ultimi 200 anni, per arrivare alla conclusione che, ancorché questo gender gap si è estremamente ridotto negli ultimi anni, a partire dall'inizio del Novecento, e comunque è andato sempre riducendosi, benché il livello di istruzione e di scolarizzazione delle donne è superiore a quello degli uomini in quasi tutti i paesi, in tutti i paesi sviluppati, ecco, nonostante questi innegabili progressi e possibilità di far carriera delle donne, rimane tutt'oggi un forte gap retributivo tra le donne e gli uomini, gap che si accentua soprattutto dopo la nascita del primo figlio. Ecco, per questo contributo scientifico, credo in maniera estremamente azzeccata, l'Accademia delle Scienze ha deciso di attribuire il Nobel a questa economista americana, e per una volta ogni tanto mi trovo assolutamente d'accordo
un premio Nobel sicuramente meritato ed indovinato. Benissimo, grande felicità. E allora invece con Graziella Giangiulio, che ripeto, condirettrice di ADC News, agenzia giornalistica di analisi internazionali, facciamo un salto, perché sapete c'è anche l'incubo del caro bollette, il caro gas, però bisogna dire, professor Gualtieri, che lei aveva ragione, le previsioni funeste sono state azzerate. Adesso vediamo, perché il gas dovevamo tutti fare il pieno, poi invece il pieno non l'abbiamo fatto e abbiamo fatto bene, perché non è poi aumentato così come ci dicevano nel fine settimana. Con Graziella invece andiamo a fare un salto e a vedere la dimensione energetica, che è uno dei motivi di tensione anche del conflitto israelo-palestinese. Ora arriviamo, Graziella. Professore, la manovra, perché oggi è il giorno della manovra, non possiamo fare eccezione noi certamente. Una manovra, lo dicevo, da 28 miliardi. Ci sono varie novità, che ne pensa? Ne elenchi qualcuna? A suo modo, una manovra per i ceti medio-bassi, tutta indirizzata ai ceti, diciamo al ceto medio. Ecco Alessandra, prima però abbiamo un'ascoltatrice in linea. Che bello, mia grande felicità, vedi professore, quando richiamiamo le donne, le lady, Graziella, il premio Nobel, tutte le ascoltatrici ci chiamano. Chi sarà? Chi sarà, punto di domanda. Buonasera a tutti, Lisetta. La signora Lisetta non può mancare. Signora, forza, appunto, perché oggi abbiamo proprio il tempo contato. Forza, forza. Allora, l'inflazione nel mirino, secondo me, mi sembra una notizia abbastanza importante, perché 23.000 negozianti hanno già aderito al patto per tenere sotto controllo i prezzi. Quello che ho letto io è questo. Durerà fino alla fine dell'anno, includendo il periodo del Natale, il patto anti-inflazione tra esercizi commerciali, governo e associazioni di categoria, che ha l'obiettivo di far scendere i prezzi delle merci aumentati negli ultimi mesi. Per sapere quali sono i negozi e gli esercizi commerciali che hanno deciso di sostenere l'iniziativa, basta guardare il bollino esposto sui negozi con un logo che riprende i colori della bandiera italiana e riporta la scritta, mi sembra, trimestre anti-inflazione. Termino. Il trimestre anti-inflazione si applicherà genericamente ad una selezione di articoli rientrando nel carrello della spesa e di prima necessità nel rispetto della libertà di impresa e delle strategie di mercato delle singole aziende che aderiranno all'iniziativa. Tutto qua, vi saluto, una buona giornata. Grazie cara signora, ne abbiamo parlato però anche la scorsa puntata, signora Lisetta, con l'altro presidente del COSAN, Ramadori, ma comunque la notizia ce la completerà oggi via Scienzo. Professore, allora la manovra. Beh, la manovra, insomma, per quello che si può dire in estremissima sintesi, come dicevi tu, vale circa 28 miliardi, e questo già è il primo dato che ci fa riflettere. A fronte di una spesa pubblica intorno a 1.000 miliardi, quello che si riesce a spostare è una percentuale veramente bassissima. Bassa. Quindi meno del 3% di tutta la spesa pubblica. Da qui l'importanza di spendere bene, in maniera intelligente, i fondi del Next Generation, cioè del PNRR, laddove abbiamo margini di manovra estremamente più ampi. Primo punto. Secondo punto, è chiaro che noi ci troviamo in una congiuntura dove l'altissimo debito pubblico non ci consente di fare granché in termini di spesa per come dire, il welfare dei cittadini, sotto qualunque cosa si voglia intendere per welfare, per il benessere dei cittadini. Perché? Perché una fetta importantissima delle risorse degli incassi dello Stato è, per converso, una fetta importantissima del nuovo debito pubblico che andremo inevitabilmente a sottoscrivere nel 2024, sarà assorbito da una quota crescente di interessi passivi. La cifra ancora non è ben determinata, ma diciamo che noi nel 2022 abbiamo speso di interessi passivi, attenzione, 83 miliardi di euro. Nel 2022. Non sappiamo ancora la cifra del 2023, ma capiamo che di fronte a questa cifra spesa per scopi totalmente improduttivi, che è il servizio del debito, cioè interessi che noi dobbiamo pagare a chi presta i soldi allo Stato italiano, la manovra che sembra ai nostri occhi così diciamo importante, una cifra così importante, 28 miliardi su 1.000 miliardi di spesa pubblica, 80 miliardi di spese per interessi, capiamo che stiamo parlando di briciole. E ovviamente briciole sono anche gli effetti che arriveranno
in tasca, concretamente nelle tasche degli italiani, sia in termini di riduzione del cuneo fiscale, sia in termini di riduzione dell'IRPEF, perché saranno accorpate due aliquote. E concludo, ovviamente questo meriterebbe, la manovra meriterebbe ore e ore di... ne riparleremo, professore, andremo nel dettaglio la prossima volta. Poi diventa difficile tirare fuori molte cifre nel corso di una trasmissione radiofonica o televisiva, perché non rendono mai bene l'idea, ma il punto fondamentale è che buona parte di queste cifre sono assolutamente rese disponibili soltanto per una, cioè questa riduzione, la riduzione del cuneo fiscale e della... La riduzione dell'IRPEF dovuta all'accorpamento delle aliquote è disponibile per un anno. Adesso o ipotizziamo che l'anno prossimo si torni indietro sul cuneo fiscale e contributivo, o sulla riduzione dell'IRPEF, mi sembra difficile, o abbiamo già ipotizzato per il prossimo anno altri 14 miliardi che dovranno essere destinati a queste, per mantenere questa situazione. Quindi la nostra manovra, che era 28 miliardi, che già è piccolissimo in confronto alla spesa pubblica, è piccolissimo in confronto alle spese per interessi passivi, si ridurrà ancora, perché 14 miliardi saranno già di fatto impegnati per confermare questi dati. Allora, c'è stato però il taglio al canone RAI e anche le risorse per il ponte, diciamo, queste sono le notizie in testa. Presidente Villascenzo, il canone è una battaglia molto cara al Codacons, e poi rispondiamo anche in breve alla signora Lisetta, perché noi del patto antinflazione abbiamo già parlato, perché ovviamente gli ascoltatori vogliono sapere dove poter trovare, in quali ipermercati, come fare, come tutelarsi, cosa va e cosa non va. Per il canone RAI voi cosa avete detto? Ho visto una nota stampa stamane. Ci siamo sempre stati molto critici. Perché siete soddisfatti innanzitutto? No, perché l'abbiamo sempre contestato. È uno dei tributi più odiati dagli italiani. Il fatto di togliere 20 euro non cambia la situazione. Di fatto lo sappiamo, lo dobbiamo pagare per il semplice motivo di avere un televisore idoneo alla ricezione del segnale televisivo. Poi si veda o non si veda, bisogna pagarlo uguale. Avevamo capito che con il decreto energia la Commissione europea ci aveva bacchettato, perché l'inserimento nella bolletta, nella fattura elettrica del canone, se aveva consentito, insomma, di ridurre notevolmente, eliminare quasi a zero l'evasione, di fatto però creava della confusione. La Commissione, l'Italia si era impegnata sotto il governo Draghi a spostarla, questo spostamento non c'è stato, ce lo ritroviamo, e ridurre 20 euro quando la battaglia nostra, non è, cioè intendiamoci, è un tributo e va pagato. Il tema è la RAI dovrebbe competere con le TV commerciali, perché questo di fatto ha, vengono spesi milioni di euro, l'abbiamo letto durante l'estate, insomma, quello che è successo, il terremoto, no? Quante risorse sono state assegnate in questi anni alla cosiddetta TV commerciale, e quindi non comprendiamo come mai dobbiamo pagare il canone quando in realtà, insomma, commercialmente la RAI si muova, ma non esprimo un giudizio su questo. Il fatto è che vengono pagati stipendi altissimi per gli ospiti e per i conduttori, c'è un incasso per pubblicitario notevole. Per alcuni. No, per carità, poi è chiaro che non riusciamo, non voglio generalizzare, mi scuso se sto facendo un discorso un po' nazional popolare, però il comune cittadino, il consumatore, quando legge che alcuni conduttori, perché poi insomma ci sono professionisti bravissimi, giornalisti bravissimi, che non hanno lo stesso trattamento economico, quindi proprio per semplificare al massimo, con il rischio di sembrare qualunquista, la nostra contestazione riguarda il fatto che questo tipo di tributo dovrebbe essere abolito, anche perché, lo ripeto, c'è giurisprudenza su questo, bisogna pagarlo a prescindere se si riceve il segnale o meno. Che poi dopo ci siano... qualunquista ma realista, sottoscrivo personalmente. E, per quanto riguarda l'inflazione, questo patto tricolore antinflazione, abbiamo anche una telefonata di un signore, terminiamo col presidente, intanto è veloce il presidente Villascenzo, un frammento su questo. Ma su questo è una manovra che, cioè, il governo cerca di intervenire, ma il mercato lo sta già facendo, insomma lo sconto del 10% su alcuni prodotti, alcuni supermercati lo fanno già da anni, da decenni. Vuoi perché è riservato solamente alla popolazione over 60 piuttosto che un giorno della settimana dopo una fascia oraria? Certo, è una goccia in un mare. Alcuni prodotti l'inflazione purtroppo è ben superiore, su alcuni generi alimentari al 10%. Certo, si cerca di fare quello che si può, insomma, però non si può certo arginare. Poi con i numeri che il professor Gualtieri ci stava indicando, è difficile anche riuscire a fare questo, però insomma.
Numeri funesti, numeri funesti, ma noi abbiamo un ascoltatore o videoascoltatore, speriamo in linea. Eccoci qua, pronti? Sì, buongiorno, io non voglio far polemica, però scusate, il canone RAI da 90 euro a 75 euro, 15 euro di riduzione, a questo punto se la poteva anche risparmiare. Seconda cosa, quota per quanto riguarda le pensioni. Le quindi pensioni condivide quello che trovate, noi stiamo dicendo, insomma. Ma sta scherzando, praticamente per 15 euro, ma cioè una riduzione di 15 euro, o lo abolisci, come dicevate in campagna elettorale, oppure non la fai. E questo è veramente una presa in giro. Noi non dicevamo niente, praticamente... noi non siamo politici, come dicevano in campagna elettorale. Sì, ma dico praticamente. Poi, per quanto riguarda le pensioni, l'abolizione, eccetera, non c'è più opzione donna, eliminato, e poi quota 104. E anche la cosa di chi deve andare in pensione, ma vi rendete conto praticamente che siete ritornati al peggio della Fornero? Cioè, veramente, o li fai per Benino oppure sono cose spot. Il canone RAI che mi riunisci di 15 euro, ma stiamo scherzando. È una presa in giro. Ho ridotto praticamente il canone, ma stiamo scherzando. Dai, più serietà, più serietà. Quello che stiamo dicendo con il presidente del Copacons di Ascenso. Grazie del suo intervento. Non è polemica, è un parere ed è giusto che ci sia. Graziella, allora, a tutto gas andiamo o non andiamo con il gas? Perché tu ti occupi, l'ho detto prima, di geopolitica e questa dimensione energetica per noi è fondamentale, lo sappiamo, è il caro bollette, il caro benzina, insomma ne soffriamo tutti i giorni, saremo vittime anche per quanto riguarda le ripercussioni economiche dovute a questo nuovo conflitto. Ma la dimensione energetica è anche, lo dicevo, uno dei motivi proprio di conflitto nel conflitto israelo-palestinese. Allora, questi paesi dove prendono il gas, il petrolio? E poi tu hai tante notizie da darci, sono sicura anche inedite, un po' controcorrente. Prego. Intanto questo conflitto, quello che complicherà... Intanto alza un pochino la voce, Graziella. Ok, mi sentite? Bene, vai. Ok, ho detto innanzitutto... Quello che complicherà questo conflitto non è tanto il gas, la quantità di gas, ma il costo del trasporto. Quindi noi avremo dei rincari adesso, ma quando ci avvicineremo all'inverno, quando la speculazione sarà pronta, perché assicurare il trasporto del gas sarà più caro. Questo perché? Perché in questo momento alcuni gasdotti otto collo sono stati chiusi. Partiamo dagli incidenti che non derivano direttamente da Israele, ma che comunque ci coinvolgono, che sono il nostro Emune, il nostro E2, gasdotto fuori uso. L'ultimo, no, è il Baltic Connector, si stanno facendo le indagini, quello dei paesi baltici, Estonia, Lettonia, che è saltato. Quindi abbiamo una situazione tesa a prescindere. Adesso Israele ha dovuto chiudere per forza di cose il suo, diciamo, la sua estrazione, ma non è che manchi il gas, il problema è il trasporto. Il gas. Trasporto. Esatto, questo è il nodo chiave. In modo particolare, dietro a questo conflitto tra Israele e Hamas, in realtà c'è tutta una regione che sta fremendo perché i due corridoi principali di cui si parla poco sono, usando le sigle, l'IMEC e l'ITC. Che cosa significa? Che ci sarebbe stato un corridoio che faceva India, Medio Oriente, Europa, in cui era coinvolto Israele, ma che avrebbe di fatto messo in secondo piano l'Iran. Mentre c'è un corridoio per il trasporto del gas che si chiama ITC, che è un vecchio cavallo di battaglia della Russia, che prevede 3.000 chilometri di trasporto in senso generico e generale, non solo per il gas, che prevedeva invece che si arrivasse all'Europa partendo sempre dall'Asia, però passando per l'Iran. Quindi abbiamo un conflitto nel conflitto, quindi gli interessi sono molti e naturalmente questo conflitto tra Israele e Hamas ovviamente riguarda soprattutto, riguarda anche questo. Tu mi parlavi, mi accennavi ad uno scoop, a qualcosa che nessuno ha visto, cioè qualcosa sotto traccia che voi della vostra redazione, tu in primo piano hai visto, cioè? Sì, è una notizia che verrà fuori anche molto presto perché ci coinvolta. Diciamola qui allora. Che coinvolta anche
tra i motivi di diatribe tra Israele, questa volta il Libano, no? Perché adesso si parla molto di Hezbollah, del Libano, gli attacchi, c'è stato tutto un periodo di dispute per questo, diciamo, in perforazione di un offshore, di un giacimento offshore, e alla fine si è deciso di dare al Libano una zona, e per cui sono stati firmati gli accordi tra Israele e anche quindi Libano e anche Hezbollah. Ecco, in questo diciamo settore, che adesso lo trovo, comunque è stato perforato e si è scoperto che non ci sono idrocarburi. Allora, si tratta del blocco 9 in Libano, dove non c'è vietato, diciamo, la perforazione da Total Energy, ma c'è anche Eni, anche Qatar Energy, e proprio in questi giorni, il 15 di ottobre, è stato detto che qui, a differenza della parte israeliana, non ci sono idrocarburi. Questo quindi è anche un'altra questione che è sul piatto. Cosa implica tutto questo in due parole? Implica che il Libano non ha risorse energetiche, fondamentalmente. Siccome il Libano è molto carente di risorse energetiche, ti dico solo che in una situazione di crisi che sta vivendo il Libano ormai da anni, l'energia arriva sulle piatte, diciamo, sulle piattaforme anche di Ankara, quindi i costi sono elevatissimi perché appunto non arriva direttamente. E noi, Graziella, come Italia? Noi come Italia il gas abbiamo fatto tanti contratti con tanti paesi, il problema appunto sarà il trasporto, assicurare il trasporto. Il trasporto. Professor Gualtieri, ne abbiamo parlato tante volte, lei diceva non c'è tanto da preoccuparsi, Graziella punta sul trasporto, calca sul trasporto, che ne pensa? Beh, non direi non c'è tanto da preoccuparsi, direi non dobbiamo farci prendere dal panico, bisogna purtroppo prendere atto che abbiamo una totale dipendenza energetica per il gas e per il petrolio da decenni, diciamo dal primo shock petrolifero del 1970, degli anni 70. Non abbiamo fatto nulla per come dire, affrancarci da questa dipendenza energetica dall'estero. Queste fonti, queste materie prime energetiche provengono sempre da territori estremamente instabili da un punto di vista geopolitico. Abbiamo sostituito il fornitore Russia con un fornitore Algeria, che sappiamo essere in una posizione in questo momento estremamente lontana dalla nostra in relazione al conflitto tra Israele e Hamas, cioè non ha assolutamente condannato l'attacco di Hamas, eccetera, eccetera. Quindi è una situazione sempre molto delicata, non dobbiamo farci prendere dall'ansia, ma dobbiamo essere consapevoli che fin quando non avremo una politica energetica volta a rendere più indipendente lo Stato, autonomi, l'Italia, più autonomi, ecco, la maggior critica che io faccio al nostro PNRR è proprio quello di non aver previsto un piano energetico nazionale volto a renderci meno dipendenti da questi stati geopoliticamente estremamente instabili. Quello è stato un grossissimo limite del nostro PNRR e non so veramente quale può essere la via d'uscita, perché non facciamo altro che cadere dalla padella alla brace, cambiando semplicemente fornitore. Perché Graziella, poi adesso non solo il conflitto, ma le conseguenze del conflitto e quindi tutte le relazioni internazionali che si stanno infragilendo, ma di questo ti prego parliamo nella prossima puntata, perché ormai una finestra sulla guerra e le ripercussioni economiche vorrei tenerla il martedì. E Presidente Di Ascenzo, il caro il gas, che poi è il caro bolletta e il caro benzina, che cosa dobbiamo fare? Proprio abbiamo pochissimo tempo, stiamo finendo, e poi voglio far vedere il nostro web TV. Con una battuta, non ci resta che sperare che la bella stagione, anche se è un danno per il clima, però ci aiuti a non accendere i termosifoni. Sulle bollette energetiche? Sulle bollette, purtroppo, quello che si diceva prima, insomma, inevitabilmente arriverà. E l'autorità già adesso ha alzato, cioè, perché per il gas è l'autorità, finché non terminerà il regime di maggior tutela, mensilmente determina le tariffe, ha già aumentato del circa il 5%, vedremo cosa succederà il prossimo mese. Allora, facciamo un attimo vedere Giulio Cesare, Gran Capitano, la nostra web TV, perché? Perché se volete approfondire la situazione costantemente, basta andare su Google
e digitare Via Economy TV, proprio Graziella ci sta regalando delle video news molto importanti che ci fanno capire tante cose, cosa c'è dietro questo conflitto soprattutto. C'è anche il contributo di Max Civilli, anche lui esperto di esteri, ovviamente c'è anche il nostro professor Gualtieri che ci delizia col debito e molte altre, spero ci sarà anche un contributo del presidente di Ascenso, ce l'ha assicurato, ma c'è una mostra epocale, un reportage sulla nostra Via Economy TV e la mostra, questa esposizione si trova a Trisulti all'interno di quella meravigliosa Certosa, non so se l'avete sentita, poi ne parleremo in maniera più specifica. La mostra che è epocale è Il corpo e l'idea ed è aperta fino al 29 ottobre. È la testa anatomica di Filippo Baldi, ce ne ha parlato dettagliatamente il curatore Rita Rossi e anche dal punto di vista medico il dottor Roberto Sarra, perché anche molto dal punto di vista medico è interessantissimo. Io sono stata, l'ho visitata, ho intervistato tutti, anche il sottosegretario Sgarbi si è recato a Trisulti ed è rimasto davvero abbagliato da tanta bellezza. E anche il direttore della Galleria degli Uffizi Schmidt. Andate su Bioeconomy TV, arte, cultura, economia. E allora noi ci vediamo martedì e vi saluto, vi ringrazio, grazie Graziella, a prestissimo professore, e grazie presidente di Ascenso. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica. Ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me good night. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Rumore. Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Pop Economia Rumore. Ridiamo la linea subito ad Alessandra Mori. Ed eccoci, grazie Giulio Cesare, con tutto il rumore e l'incubo della guerra al suo undicesimo giorno, la guerra Israele-Hamas dopo l'attacco terroristico di Hamas ad Israele. Ne parliamo e oggi ho il grande piacere di avere qui in collegamento video telefonico l'ambasciatore Stefano Stefanini, già rappresentante d'Italia presso la NATO. Buonasera ambasciatore e benvenuto qui. Buonasera, buon pomeriggio. E ho anche in collegamento Anna Bagaini, analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera, dottoressa Bagaini. Buonasera a voi.
E allora, eccoci, ieri l'attacco a Bruxelles, due cittadini svedesi hanno perso la vita, la rivendicazione è dell'ISIS. Poco fa lo avrete sentito, un nuovo allarme bomba a Versailles e l'evacuazione della Reggia. E poi c'è stata questa operazione antiterroristica a Milano, due arrestati facevano parte dell'ISIS, nelle chat tra loro sono state ritrovate molte minacce alla Presidente del Consiglio Meloni e agli ebrei. Si tratta di un egiziano e un italiano di origine egiziana. Ha parlato il Presidente Macron e ha detto tutta l'Europa è vulnerabile. Ambasciatore Stefanini, io ci vado dritta al punto. Che cosa stiamo rischiando? E soprattutto questo conflitto si sta già allargando, un conflitto che sembrava avere una dimensione regionale. Il conflitto per il momento, il conflitto militare non si sta allargando. Ci sono questi scambi, queste scaramucce di razzi al confine libanese, però è più per tenersi in guardia finora che non un'apertura di un altro fronte. Quindi il conflitto in Israele, ed è abbastanza serio, è fra Hamas e Israele. C'è un altro rischio di allargamento, che è quello a cui abbiamo assistito con l'attacco di ieri a Bruxelles, e di cui questi ultimi gli arresti in Italia, l'evacuazione di Versailles sono un altro sentore, cioè il fatto che un attacco terroristico della scala, direi della spettacolarità di quello di Hamas è un invito a tutti i terroristi anche potenziali a rifarsi vivi, cioè rilancia il terrorismo che non è mai sparito, è sempre stato dormiente dopo alcuni anni, quindi invoglia chiunque voglia a prendere un'arma e a colpire, purtroppo. Quindi ecco. Macron, dicendo che siamo vulnerabili, ha perfettamente ragione. Un ponte per Gaza, ambasciatore, perché l'Europa, la diplomazia europea è in fermento. L'Europa propone un ponte aereo di aiuti umanitari. Oggi però leggevo un suo pezzo su Repubblica, cofirmato con Marta Dassù, dove lei parla, ed è molto netto, l'indecisione europea, cioè? L'indecisione c'è stata in due... ha avuto due facce. Una è... Il come si è divisa la Commissione. Ursula von der Leyen ha preso una posizione molto netta, è andata in Israele con la Presidente del Parlamento europeo Metsola. Borrell, che è l'alto rappresentante proprio per la politica estera, ha preso una posizione più prudente. Quindi questo attacco di Hamas ha messo a nudo, in maniera impietosa se vogliamo, delle divisioni che esistono all'interno dell'Unione Europea su Israele e la questione palestinese. Quindi una fragilità, ambasciatore, molto forte. Il punto su cui nell'articolo scritto insieme a Marta Dassù vogliamo mettere l'accento è il fatto come la reazione immediata dell'Unione Europea ogni volta che c'è un problema è quella di come usare i soldi, che quindi benissimo il ponte umanitario per Gaza sarà estremamente necessario, è un'ottima idea, c'è un problema di come attuarlo specialmente nella situazione presente, per il momento rimane un'idea, poi comunque è un'idea sacrosanta, però non basta a fare politica estera in questo momento. L'Unione Europea purtroppo ha nel DNA l'integrazione economica e sono quelle le leve che sa usare. Quando si entra in scenari di hard power, di politica dura, di guerra
come in questo momento è presa in contropiede, non è il suo terreno. Ecco, e leggo da Rai News 8 minuti fa: Israele, la reazione potrebbe non essere l'offensiva di terra. L'ONU indaga sull'evacuazione di Gaza, dove si sta compiendo una catastrofe umanitaria, in corso una catastrofe umanitaria. Dottoressa Bagaini, intanto vediamo un po' il quadro geopolitico, perché giustamente l'ambasciatore diceva un clima molto fragile, relazioni internazionali che si stanno sempre più infragilendo, e questo è il rischio fortissimo. Ecco, come siamo messi da questo punto di vista? È molto difficile il quadro, cerchiamo di semplificarlo per far capire meglio agli ascoltatori. Allora, potremmo dividere questo quadro in tre cerchi, partendo da un cerchio locale, dove Israele deve confrontarsi con il teatro palestinese, che è un teatro frammentato. Infatti abbiamo Gaza, ma al contempo abbiamo anche un altro fronte, che è quello della Cisgiordania. Abbiamo per esempio la milizia di Hezbollah, che non è una milizia prettamente di origine palestinese, ma è una milizia sciita che appoggia la causa palestinese e si trova al confine nord tra il Libano e Israele. E quindi questa è una prima cerchia più ristretta. In secondo luogo abbiamo un secondo cerchio che coinvolge attori della regione, quindi parliamo entità statuali come Libano, Siria, Giordania, Egitto. Ecco, Libano è davvero un punto di grande fragilità, è un punto importantissimo. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché già le condizioni interne della politica libanese, del tessuto sociale, economico, sono già compromesse da parecchio tempo, e quindi questa situazione rischia di portare tutto a un punto di ebollizione in modo molto rapido. Abbiamo anche, non dimentichiamoci, Arabia Saudita e Iran, che in questi anni hanno giocato una partita che si è giocata lungo l'asse sunnita-sciita, quindi cercando di guadagnare influenza e di sparigliare un po' le carte sul tavolo in tutta la regione. Dopodiché c'è un terzo cerchio, che è appunto l'arena internazionale considerata in tutta la sua totalità, dove abbiamo ovviamente da una parte la Russia, dall'altra parte gli Stati Uniti, sembrano un po' gli echi della guerra fredda, ovviamente non siamo arrivati a quel punto, ma sono sempre dinamiche da tenere in considerazione, soprattutto in questo momento in cui, e in special modo in questi ultimi due giorni, in cui si sono verificati dei segnali che sembrano piccoli, ma che in realtà proprio vanno a risottolineare un allineamento internazionale rispetto alla questione. Per esempio, quali sono questi segnali? Per esempio, Blinken, segretario di Stato americano, che nei giorni scorsi non solo si è recato in Israele, ma si è recato da tutti gli alleati arabi della regione, dalla Giordania all'Arabia Saudita, all'Egitto, all'autorità nazionale palestinese, cercando appunto di calmierare la situazione, al fatto che proprio ieri, proprio oggi, in Israele si è arrivato anche il responsabile dell'organizzazione militare americana, proprio per coordinare le proprie intenzioni e i propri sforzi con l'esercito israeliano, e il fatto che nei giorni scorsi affermazioni, per esempio, da parte della Russia, che ha invocato un cessate il fuoco, un cessate le ostilità da entrambe le parti, si sia piano piano allineata all'Iran, che invece ha sempre via via rilasciato delle dichiarazioni più forti, fino addirittura a dire che se Israele continuerà con questa operazione contro Gaza, il conflitto sarà per forza allargato. E quindi vediamo che piano piano questi pezzi del puzzle, queste pedine sulla scacchiera, per parlare in termini geopolitici di relazioni internazionali, si stanno allineando, e la situazione è molto molto delicata, è molto molto fragile, però abbiamo dei segni positivi di diplomazie che stanno lavorando per contenere una possibile escalation a livello regionale e non solo. E allora andiamo alla diplomazia. Ambasciatore, Biden vola ad Israele, domani sarà lì. Che segnale è questo?
detto, gli USA vogliono metterci di nuovo il sigillo su una questione che avevano lasciato un po' aperta, e poi c'è un altro player, appunto Putin, che si è messo di mezzo e sta tessendo un po' la sua tela e ha detto si crea uno stato palestinese indipendente. Ci spieghi un po'. Putin ha scoperto l'acqua calda, perché l'idea di uno stato dei due stati, quindi uno stato palestinese indipendente, è diventata la comunista opinion nell'opinione internazionale, accettata anche da Israele dagli accordi di Oslo, quindi da 30 anni. Il problema è che non è stato realizzato. Il problema è che negli ultimi almeno 10 anni, se non di più, e questo soprattutto con i vari governi Netanyahu, in Israele si è diffusa la convinzione di poter barcamenarsi con un non Stato palestinese come adesso. Putin abilmente cavalca la crisi creata dall'attacco di Hamas a Israele per ridiventare come era la vecchia Unione Sovietica, il paladino della causa palestinese, contando di mettere in difficoltà americani e europei nell'appoggio a Israele. È significativo che Putin non sia degnato di fare una telefonata a Netanyahu, pur essendo i rapporti fra i due fino al momento dell'attacco di Hamas estremamente cordiali, una grande amicizia fra due autocrati, e a diversi livelli di democrazia, chiaramente. Netanyahu ha vinto delle elezioni. Criticabilissimo quello che voleva fare, però ha vinto le elezioni e si è alleato con altri partiti che in un sistema parlamentare democratico. Putin, anche lui ha vinto delle elezioni in cui era il candidato unico, quindi. E Biden invece, che vola di Israele ambasciatore, e gli Stati Uniti, dicevo, vogliono tornare protagonisti in Medio Oriente, perché c'era stata un'incertezza, invece adesso domani sarà lì. Ci dia un po' la visione di questo, l'interpretazione. Direi piuttosto un far buon viso a cattivo gioco. Gli Stati Uniti non domandavano di meglio che lasciare le dinamiche israeliane, affidarle ad alleati, in questo caso a una nascente alleanza fra Golfo e Israele, quindi per il fronte sunnita degli stati arabi e Israele, in funzione di contenimento dell'Iran. Sono, ovviamente, non se ne sono mai andati dal Medio Oriente, hanno delle basi, hanno una presenza, hanno influenza, però il Medio Oriente era diventato per loro meno importante, e anche meno importante dal punto di vista energetico, perché gli Stati Uniti adesso, a differenza di quanto non fosse fino a 10-20 anni fa, sono del tutto autosufficienti dal punto di vista autonomi, certo, energetico. Però sono anche fermissimi nella difesa sono i grandissimi alleati di Israele. Quindi quello che è successo 10 giorni fa li obbliga a rioccuparsi del Medio Oriente, così come l'attacco dell'invasione russa dell'Ucraina li ha obbligati a rimettere attenzione in Europa. In questo momento gli Stati Uniti stanno cercando, Blinken e adesso addirittura la visita di Biden in Israele, è un po' mission impossible, no, impossibile non c'è niente, diciamo che è molto difficile. Da una parte riconoscono il diritto all'autodifesa di Israele, e nella logica americana un'azione terroristica come quella di Hamas non può rimanere impunita, quindi perché sennò si dà una via libera al terrorismo.
dall'altra vogliono evitare un allargamento del conflitto e quindi danno un segnale di deterrenza soprattutto all'Iran, e questo lo fanno muovendo due portaerei nelle acque prospicienti al Libano. E il terzo punto, anche gli Stati Uniti sono preoccupati di un'emergenza umanitaria a Gaza. Sono preoccupati anche in maniera molto di realpolitik per gli effetti che può avere sulle opinioni pubbliche arabe, occidentali in genere, e hanno un'ulteriore preoccupazione specifica, che è quella degli ostaggi, fra cui ci sono cittadini americani, far quadrare tutte queste obiettivi è veramente difficile. Difficile. Leggo qui CNN, almeno altre due navi USA con Marine verso Israele. Dottoressa Dell'Ispi, allora, con il passare dei giorni si intensifica il conflitto e emergono, abbiamo detto, tutte le fragilità e soprattutto il potenziale divisivo, come ben sottolinea nel suo sito l'Ispi, di un clima che si sta polarizzando sempre di più e che si scatena nell'opinione pubblica, anche complice un pochino i media, in delle tifoserie, ecco. E poi c'è anche la questione delle fake news, dell'accesso all'informazione, della disinformazione. Sappiamo tutti che oggi l'informazione viaggia sui canali social. Ecco, questi due aspetti, come noi possiamo arginarli e come tutelarci in questo senso? Ma allora, prima di tutto capendo che sono collegati, nel senso che il fenomeno di polarizzazione sul conflitto tra Israele e Palestina, almeno per quanto notato, è sempre stato presente, colpisce questa volta in particolar modo, forse perché aiutato dalla presenza dei social, che amplificano molto appunto la risonanza delle notizie e soprattutto la facilità con cui si diffondono fake news, ma possiamo vedere come non solo da un paese all'altro, ma all'interno di ogni paese l'opinione pubblica è nettamente divisa su questa questione. Sul sito dell'ISFI appunto si può vedere una mappa che cerca di catalogare i paesi secondo appunto la posizione adottata rispetto a questo conflitto, ed è interessante osservare come per esempio tutti i paesi europei si sono allineati con Israele, e mentre invece i paesi che strettamente sostengono Hamas sono Siria e Iran. C'è invece poi una categoria cuscinetto di paesi che hanno cercato di mantenere delle posizioni non equidistanti, ma condannando, diciamo, ogni tipo di violenza. Ed è interessante perché abbiamo appunto stati come la Russia, la Cina, che solitamente è molto reticente dal esprimersi in questioni così delicate. Abbiamo anche però stati che fanno parte del mondo arabo, da cui magari ci sarebbe aspettato una condanna un po' più forte, come per esempio l'Arabia Saudita o l'Egitto, mentre invece poi ci sono altri attori nel mondo arabo, come per esempio la Giordania e l'Iraq, che invece condannano apertamente Israele. Tornando però al discorso, come leggere le notizie, dottoressa, per evitare le fake news, perché questo è un fenomeno che sta dilagando. Sì, quattro giorni fa è uscita questa notizia che il NewsGuard, che è un centro di monitoraggio della misinformazione, ha creato una pagina apposta sulle fake news riguardanti la guerra tra Israele e Hamas, perché è stato rilevato che nel giro di pochissimo tempo, in particolar modo quattro fake news hanno riscosso più di 22 milioni di visualizzazioni tra l'ex Twitter, TikTok, Instagram. Quindi io penso che in questo momento più che mai, siccome i social ormai fanno parte anche del nostro modo di informarci, bisognerebbe tentare di essere un po' più consapevoli sul tipo di fonti che si usano, ma anche
sul modo in cui queste fonti vengono comunicate. Faccio un esempio. Il ruolo che può avere un giornalista è diverso dal ruolo che può avere un attivista. Il ruolo che può avere un influencer è diverso dal ruolo che può avere un analista, un accademico, uno storico. Quindi anche nel momento in cui noi giustamente mettiamo like o seguiamo qualche personalità sui social, dobbiamo sempre tenere presente che non solo le fonti sono importanti, ma anche come queste fonti vengono veicolate. E quello che è mancato forse in questi giorni è un po' forse il mitigare questo istinto che forse in tutti noi è emerso rispetto a una simpatia per una parte o per l'altra, con l'uso di un po' di senso critico, nel senso che soprattutto per noi occidentali è veramente difficile capire come esiste il bianco e il nero, ma esiste anche una complessità. E questa complessità va capita, ma nonostante questo tentativo di comprensione non dobbiamo dimenticarci che di fronte ad alcuni fatti, alcuni eventi, insomma la posizione dovrebbe essere per lo più unanime. E il fatto di dire, per esempio, ritornando al nostro, alla nostra situazione attuale, che Hamas è un'associazione terroristica non vuol dire essere contro i palestinesi, come dire essere contro gli insediamenti non vuol dire non supportare il Israele e viceversa. Questo appunto secondo me è una caratteristica che è sempre stata presente nel momento in cui si discute il conflitto israelo-palestinese e che, come vediamo, crea moltissimi danni. Perché già gli eventi sul campo sono tragici, disastrosi, disarmanti e creano danni incalcolabili. Se poi ci si unisce questo clima polarizzato intorno, ecco, non aiuta di certo un clima di dialogo. Quindi, ecco, diciamo... Perfetto, la chiave di lettura credo sia davvero molto comprensibile. E, ovviamente condannare il terrorismo e fronteggiarlo assolutamente, ma la realtà è molto complessa, quindi saper leggere mi pare di capire la complessità di questa realtà. L'ultima battuta all'ambasciatore Stefanini, diplomaticamente, ambasciatore, ci dia una chiave di lettura finale, come finirà leggo qui. Hamas, le news di oggi, esercito israeliano, la risposta potrebbe non essere l'invasione. Abbiamo perso nell'audio? Finirà, ecco. Credo che nessuno di noi ha la palla. Può saperlo, certamente. Le variabili sono molte. Può darsi che... gli israeliani riescono a mettere in piedi delle operazioni che hanno l'obiettivo, perché l'obiettivo rimane quello, eliminare la dirigenza di Hamas. Che riescono a farlo, o almeno in parte, in maniera... Perché loro hanno avuto 1400 morti, hanno avuto delle comunità... attaccate, che riescono a cui devono dimostrare di essere in grado di eliminare questa minaccia per il futuro. Estirpare anche il terrorismo, no? E di hanno l'esempio, che riescono a farlo senza quella massiccia invasione di terra che avrebbe conseguenze umanitarie disastrose e che comporterebbe anche per gli israeliani un peso militare notevole, cioè è il tipo di guerra che nessun militare vuol fare. Significa entrare nella guerriglia urbana. Abbiamo visto cosa è successo a Bakhmut recentemente, la storia ci insegna, no? Stalingrado, eccetera. Quindi gli israeliani, se possono, non vogliono invadere Gaza massicciamente. Si aggiunge l'azione diplomatica americana, perché nel garantire che la minaccia Hamas non sussista in futuro, può implicare anche
un ritorno di Gaza sotto l'amministrazione dell'autorità palestinese, che però in questo caso dovrebbe avere un notevole sostegno da parte di stati arabi, cioè una cosa abbastanza complessa. Allora, se tutte queste condizioni sono soddisfatte, potremmo vedere, anziché i carri armati che entrano massicciamente a Gaza con conseguenze disastrose anche per gli israeliani, perché avrebbero delle perdite notevoli e lo sanno, azioni più mirate con lo stesso obiettivo di decapitare la dirigenza di Hamas. Chiarissimo, grazie ambasciatore Stefanini. Noi seguiremo ovviamente tutto questo il martedì, quindi la rinvito di nuovo a darci una sua illuminante interpretazione dei fatti, perché per noi è fondamentale. Grazie di nuovo e grazie alla dottoressa Anna Bagaini dell'ISPI, che rinviterò senz'altro perché ci ha tracciato un quadro geopolitico comprensibilissimo e chiarissimo. Grazie di nuovo. Illuminante è troppo, cerco semplicemente di fare del mio meglio. Beh, tracciare argomenti complessi in un linguaggio comprensibile per tutti, perché la situazione di per sé è davvero molto complessa, è fondamentale. Complimenti Anna, che fa un ottimo lavoro all'ISPI. Io da ex studente dell'ISPI, un te. Grazie mille ambasciatore. E invito a leggere anche la pagina dell'ISPI, perché è molto chiarificatrice. Grazie di nuovo e a presto e a martedì. Avete ascoltato Pop e